Onorevole Buonafede, Renzi ha ribadito oggi che voi avete perso le elezioni amministrative perché non sapete governare. Lei come si spiega questi risultati, diciamo, al di sotto anche delle vostre aspettative? Ma innanzitutto lo ha detto Renzi, che per definizione è il politico che, oltre a mentire, non sa governare proprio per eccellenza, perché tutte le sue riforme sono state palesemente bocciate. Per quanto riguarda le elezioni amministrative, io faccio un discorso molto semplice, che è sotto gli occhi di tutti. Le elezioni amministrative hanno delle logiche e delle dinamiche differenti da quelle delle elezioni politiche. Di fronte a quelle elezioni noi abbiamo fatto scelte che sono scelte importanti, anche coraggiosi, come per esempio quella di correre da sola, di non entrare nelle grandi accozzaglie in cui si trova benissimo per esempio il Partito Democratico. È una crescita che è lenta e noi rivendichiamo il fatto di aver fatto quelle scelte che portano magari a una maggiore lentezza della crescita, però che è una crescita costante. Nessuno dice che nei comuni dove il Movimento 5 Stelle, i giornali dicono che ha fallito, in realtà io, dati alla mano, le dico che queste strisce blu, queste sono il Movimento 5 Stelle, questo dalla linea in su sono tutti voti guadagnati rispetto alle elezioni amministrative della precedente. Allora, quelli arancioni, sa chi sono? Sono i voti del Partito Democratico. Come vede, nelle stesse città, il Partito Democratico perde tantissimi voti. Allora, aspetti, Buonafede. Ripeto, rivendichiamo le nostre scelte. Onorevole Gozi, ha sentito, allora, voi perdete voti, Renzi ha governato male, e come vi difendete? Ed è per questo che il Movimento 5 Stelle praticamente non elegge nessun sindaco e praticamente è inesistente ai ballottaggi. La ragione per cui il Movimento 5 Stelle è inesistente ai ballottaggi, ha perso il 18% di voti in questa tornata elettorale, è che sono manifestamente incompetenti. E del resto Grillo lo ha ammesso candidamente dicendo: sì, possiamo essere incompetenti ma mai falsi. Il problema è che sono incompetenti e sono falsi. Sono incompetenti e falsi, e soprattutto hanno perso quell'effetto che li ha avvantaggiati in questi anni, cioè l'effetto novità. Si presentavano come nuovi, da 4 anni in Parlamento non hanno fatto nulla, tranne essere falsi, affossando il tentativo di riforma della legge elettorale, e quindi, diciamo, questo effetto novità non si vede più. E a livello di grandi comuni lo spettacolo disastroso di Virginia Raggi va in onda, e non è proprio uno spettacolo raggiante, diciamo così, di fronte ai romani, di fronte agli italiani ogni giorno. A questo si aggiungono le difficoltà dell'Appendino. Ma vede, dottoressa Gruber, il problema sa qual è? Il problema è che tu, quando fai il demagogo, puoi fare il pieno di rabbia, puoi fare il pieno di protesta. Poi a un certo punto, soprattutto quando governi la città, la gente, dopo che hai fatto il pieno di rabbia e di protesta, ti chiede la proposta. E su questo il Movimento 5 Stelle è drammaticamente assente, e questo si vede innanzitutto quando governi le città o proponi di governare le città. Ed è per questo che il Movimento 5 Stelle è stato severamente punito, allora, in questo primo turno di elezioni amministrative. Innanzitutto, che parli il sottosegretario di un governo, perché parliamo sempre del governo Renzi, che poi è diventato Gentiloni, che ha visto bocciate la riforma sulle banche popolari, l'Italicum, la riforma sui voucher se l'è vista bocciata da sola, il referendum, cioè qualsiasi legge abbiano presentato, qualsiasi riforma, perché loro le chiamavano riforme, abbiano presentato, sono state tutte bocciate. Io non so veramente di che cosa sta parlando. Dopodiché loro gioiscono per risultati, perché vedo che cambia discorso, loro gioiscono per risultati alle amministrative, dice: noi siamo arrivati al ballottaggio. Bene, spieghiamo ai cittadini italiani come sono arrivati al ballottaggio. Allora, per esempio, a Palermo loro gioiscono. Ora io faccio vedere il facsimile della scheda elettorale di Palermo. Ora, vedete, io, come ho detto, le schede elettorali in questa tornata non erano schede elettorali. Già quando uno ce le ha di fronte non capisce niente, si figuri se lei la fa vedere così in televisione. Perfetto. Qual è il concetto? Guardi, vedo che si capisce. Ora, il Movimento 5 Stelle è qui, ha un simbolo semplice: chi sceglieva il Movimento 5 Stelle metteva la X sul Movimento 5 Stelle. Ora, in questa scheda elettorale, che sembra più, come l'ho detta io, la tavola degli elementi, no? La tavola periodica degli elementi, lei vede che il Partito Democratico non c'è.
Cioè a Palermo, dove loro gioiscono, c'è mezzo simbolo del Partito Democratico, che sarebbe questo. Guardi, ho portato perché negano l'innegabile. E questo, cioè è il simbolo del Partito Democratico. A Palermo è mezzo simbolo del Partito Democratico. Dentro ci hanno messo il simbolo di Alfano, perché correvano insieme Renzi e Alfano. E a Palermo sa quanto hanno preso in due? L'8,4%. Sa quanto ha preso il Movimento 5 Stelle a Palermo? Il 16%. È stata la lista più votata a Palermo. Però intanto è stato votato sindaco. Noi non ci uniamo nella cozzaglia, perché poi noi vogliamo che quando il Movimento 5 Stelle viene eletto, poi governa, e governa con le mani libere. Quando invece questa gente viene eletta e va a non governare, perché sono praticamente una mucchiata, in cui sono sotto ricatto dei capi bastone. Questo lo sanno tutti i cittadini, presentano 6 liste. Allora, aspetti. In modo tale che ci sono 30 candidati per ogni lista, tutti con i loro amici. Ora, Fede, e la devo fermare, devo però anche ricordare. Però non si può negare veramente l'innegabile. Adesso l'innegabile, vediamo cosa ci dice Sandro Gozi, però devo ricordare, anche per rispetto a chi è stato eletto sindaco per la quinta volta, ripeto, Leo Luca Orlando, siccome lei ha fatto l'esempio di Palermo, bisogna che ricordiamo questo, che ha vinto al primo turno. Gozi. Con 7 liste, in cui il Partito Democratico insieme a Alfano ha preso forse l'8%. Però se i cittadini lo hanno rivotato, forse ha fatto anche bene. Stiamo parlando del Partito Democratico, sbaglio. Poi alla fine decidono. Sì, benissimo. Io vorrei ricordare a Bonafede e soprattutto ai telespettatori, perché Bonafede lo sa, ma è malafede, nelle elezioni amministrative si vota il sindaco, cioè si sceglie il sindaco. Non è la lista quanto prende quella o quell'altra lista. Si fanno delle alleanze, si fanno delle proposte di governo della città e si scelgono i sindaci. Quindi vince chi elegge il sindaco, perde chi non elegge il sindaco. Noi abbiamo eletto 22 sindaci già in questo primo turno, nei capoluoghi di provincia abbiamo eletto direttamente a Palermo e a Cuneo, e abbiamo eletto direttamente dei sindaci facendo delle alleanze, perché ritenevamo che quello fosse una buona proposta di governo. Io ho seguito molto da vicino la vicenda di Cuneo, abbiamo eletto un bravissimo sindaco, Federico Borgna, non è iscritto al Partito Democratico, e ne sono molto soddisfatto di avere sostenuto un sindaco di questo genere, perché è stata premiata una scelta di buon governo. No, e così nei ballottaggi. Siamo su 160 ballottaggi, siamo lei presenti. Non può cambiare, e il punto è, lei non è, può il cambiare punto è, le regole del gioco. No, ma io non l'ho discorso. Interrotta. No. Non funziona come la Camera, non mi interrompa. Poi io l'ascolto. E il punto è la proposta che si fa di governo della città. Quale persona, quali competenze, quali idee per la città, quali liste, soprattutto anche quante liste civiche, quanti cittadini che vogliono proporre un progetto di governo per la città, scelgono questo o quell'altro candidato. E da questo punto di vista, 0 titoli per il Movimento 5 Stelle. Sì. No, tra guardi, l'altro, noi meno male, perché dato che 10 città. Dato che, quindi, dato che aspetti, noi 10 città, 10 città. Aspetti, Bonafede. Bonafede, andate al ballottaggio in 10 città su 160 ballottaggi. Quindi metta in prospettiva il numerello che ha ricordato, e soprattutto le mani libere dei sindaci che leggete, le usino, perché a Pizzarotti a Parma le usate. Guardi, e lo avete scomunicato in maniera che è incomprensibile di più. La sindaca di Roma le usi le mani libere, perché Roma non è governata. Le do una notizia, Roma non è governata. Accorgersi del problema dell'immigrazione il giorno dopo il primo turno delle amministrative è qualcosa agli spettatori e spettatori, Bonafede, perché è vero che oggi la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha scritto al prefetto per chiedere uno stop all'arrivo dei migranti, di altri migranti nella capitale, e Grillo sul suo blog scrive che bisogna chiudere i campi rom e impedire l'elemosina nelle metropolitane. Questa richiesta della Raggi è una conseguenza dei vostri risultati elettorali alle amministrative? Se mi permette, c'è un errore nella domanda, perché lei dice che Grillo ha scritto che bisogna chiudere campi rom. Questo è quello
che facevano gli altri. Noi Campi Rom a Roma li stiamo già chiudendo, io non so di cosa stia parlando Gozzi, e oltretutto lo stiamo già facendo dal primo giorno in cui Virginia Raggi è andata a governare Roma. Lei pensi che i Campi Rom a Roma esistevano dal 1982, nessuno aveva mai fatto niente. Virginia Raggi ha iniziato insieme alla polizia un censimento che oggi ci dice una cosa: chi c'è dentro i Campi Rom? Ci sono 4.500 Rom di cui sappiamo nome e cognome, e stiamo facendo delle verifiche sullo stato patrimoniale per evitare che qualcuno dichiari zero redditi ma in realtà poi cammina con la Mercedes. Ora, detto questo, è stata avviata ufficialmente la chiusura dei primi due Campi Rom, cose che il Partito Democratico non aveva mai avuto un'idea di fare. Gozzi parla di governate le città, quando c'era il Partito Democratico, guardi, è troppo facile perché veramente sparare con la Croce Rossa, questi avevano consegnato la capitale italiana, politicamente parlando, alla mafia, e adesso vengono a dire però dovete governare in un certo modo. Noi la stiamo governando come si deve. La delibera a cui fa riferimento lei, visto che Gozzi dice ne parlate, la delibera è del 26 maggio 2017. Quindi lei a quale delibera adesso si riferisce? Quella sulla chiusura dei Campi Rom. E quindi che avete cominciato? Il fatto di chiedere al prefetto uno stop per l'arrivo di altri migranti a Roma? Virginia Raggi ha scritto all'autorità competente, che in questo caso è il prefetto, che c'è un problema di accoglienza, che Roma non può sottostare a questa pressione, e in questo senso chiede di limitare gli ingressi all'arrivo di altri migranti, perché l'ingresso quando arrivano degli in Sicilia. Dopodiché voglio specificare soltanto una cosa, perché questo è un equivoco che va fatto passare subdolamente dal Partito Democratico. Io non dico che sindaci in cui c'è l'accoglienza siano stati del Partito Democratico, siano stati eletti in maniera illegittima. Dico che si fanno scelte nella vita. Noi andiamo da soli e portiamo avanti una crescita lenta e costante. Loro, se si fossero presentati da soli, visto che dice no, ma noi ci votano perché sappiamo governare, se si fossero presentati da soli, dati alla mano, non sarebbero andati nemmeno ad un ballottaggio. Questa è la verità. Dati alla mano. Però vorrei anche dire che sul fatto di fare alleanze, diciamo, questo fa parte della storia politica di tutte le democrazie. Certo, un conto quindi, è fare diciamo, le alleanze, un sino, conto ma, è creare liste ad hoc, no, perché se le leggo sì, no, l'elenco no, 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 ma adesso di liste non volevo entrare sono, nelle no, 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 vogliamo fare le so meglio di me come funziona, giusto? Allora, Gozzi. Ma liste o non liste? Liste o non liste? Se la gente sceglie i sindaci e i candidati sindaci dubbio, che pensano siano i migliori per dubbio, la loro città. Sindaci, evidentemente non le vostre proposte... Evidentemente le vostre proposte sono fallimentari. Se i cittadini di nessuna città hanno scelto di eleggere un candidato 5 Stelle come sindaco al primo turno, perché no, quando si vota alle amministrative si sceglie il sindaco e i cittadini sono liberi di scegliere la lista o le liste che ritengono avere il migliore progetto per la città. Funziona così, funziona così. Stiamo dando un dato di verità ai cittadini e una volta sottolineato che le liste del Movimento 5 Stelle rispetto alla lista del Partito Democratico hanno sempre più voti, hanno guadagnato praticamente dovunque, ma sempre più voti, stiamo semplicemente dando un dato di verità, che voi state distorcendo ad hoc come fate sempre, perché vi manca la dignità della verità, perché lei mente sorridendo, guardi, come fate sempre, aspetti, perché lei sa, io le ho portato dati Bonafede, alla mano, guardi, lei parla Bonafede, di chiacchiere, non sia, Bonafede, Bonafede, no, non faccia attimo, lo suo attimo, show, siamo abituati, parola, le ripeto, Gozzi, non siamo alla camera, Bonafede. Faccia il suo show. Gozzi, aspetti, adesso sì, parola prego a lei e per favore, onorevole Bonafede, non lo interrompa perché siccome è collegato è più complicato. Non ci sono problemi. Gozzi. No, ripeto, innanzitutto il Movimento 5 Stelle ha perso il 18%, se vogliamo guardare i dati dei voti assoluti, il Movimento 5 Stelle in tutta questa tornata elettorale alle amministrative ha perso il 18%, quindi se Bonafede vuole parlare di liste, questo è il dato. Il dato di che? Ma lei non può interrompere, perché ripeto, Bonafede, la smetta di interrompere, perché è difficile... Lei deve imparare a dialogare, non si dialoga solo sul blocco e coi click,
si dialoga anche a 8:30 dicendo la propria opinione e ascoltando quella del suo interlocutore politico. Io da lei non devo imparare niente, primo, secondo. Buona fede, deve lasciar finire Gozzi. Questa sera sono io, quindi si calmi, per favore. Deve lasciar finire Gozzi. Si calmi, buona fede, si calmi, non c'è bisogno di scaldarsi. Il dato assoluto è che voi avete perso il 18%, che il centro-sinistra tiene, che abbiamo eletto 22 sindaci. E le ripeto, l'obiettivo delle elezioni amministrative non è vedere quella o quell'altra lista quanto prende. L'obiettivo delle elezioni amministrative è eleggere sindaci. Poi è evidente che voi siete nervosi perché avete perso un bel po' di voti, e avete perso un bel po' di voti per questo, perché non avete delle proposte di governo della città. Allora, e le elezioni amministrative, le do un'altra notizia, sono fatte di primo turno e di secondo turno. Appunto. E al secondo turno, in tutte le città in cui si voterà, ci saranno delle proposte di centrosinistra e delle proposte di centrodestra. Voi praticamente però siete inesistenti. Però non sappiamo ancora rispetto perché lo dice aspetti un attimo. Scelto i cittadini. Gozzi. Perché i cittadini, gli italiani che hanno votato nelle città, hanno deciso che voi al secondo turno non dovete andarci. Questa si chiama democrazia. È così. Ecco, Gozzi, così. Il secondo turno vediamo come andrà. La perdita del Movimento 5 Stelle del 18% rispetto a quale elezione? Perché da un dato io rispetto a quale elezione, Gozzi, poi vorrei andare avanti? Rispetto alle elezioni amministrative precedenti avete perso il 18%. Cioè l'anno scorso, rispetto alle elezioni allora, in altre città, siete incredibili davvero. Voglio andare avanti. Gozzi, le devo chiedere una cosa. Siccome lei è anche responsabile delle questioni europee, allora vorrei sapere cosa pensa lei di quello che ha scritto oggi la sindaca di Roma Virginia Raggi al prefetto di Roma, cioè stop all'arrivo di nuovi migranti. Ricordavo prima che Grillo ha detto chiudere i campi rom, niente più elemosina nelle metropolitane, e Di Maio dei 5 Stelle, vicepresidente della Camera, ha detto bene Raggi, l'Europa si svegli perché l'Italia è una pentola a pressione, basta con i centri di accoglienza nelle città. È una richiesta, una proposta realistica questa avanzata dai 5 Stelle? Ma il problema è che non vedo la proposta, vedo solo il no. E il problema è che la politica non si fa solo con i no. La politica si fa trovando delle soluzioni. Dire che un grande comune, capitale, Roma capitale, come appunto Roma, non vuole partecipare a quello sforzo di distribuzione capillare in tutti i comuni italiani di coloro che richiedono asilo è una non soluzione. È una non soluzione che viene il giorno dopo del primo turno delle elezioni amministrative ed è assolutamente in contraddizione, perché noi dobbiamo rendere ancora più efficiente la distribuzione capillare dei richiedenti asilo in tutto il territorio, perché è chiaro che più si distribuisce e meno si crea pressione su quello o quell'altro comune, e questo ci serve anche per avere quella credibilità che finalmente è notizia di qualche giorno fa, ha portato la Commissione europea a decidere di avviare delle procedure di infrazione contro quei paesi che non fanno la loro parte a livello europeo. Ma se noi vogliamo fare passare in Europa il principio della redistribuzione e sanzionare coloro che non fanno la loro parte, è chiaro che non possiamo poi al nostro interno dire nel mio comune no, nel tuo comune sì. Chiaro. E tra l'altro dovremmo lavorare tutti assieme, e finisco, tutti assieme, per vedere come migliorare la gestione dell'accoglienza, della gestione dei richiedenti asilo. Noi abbiamo deciso di creare dei nuovi centri per i rimpatri fuori dai centri urbani, vicino agli aeroporti, abbiamo dimezzato i tempi di gestione delle procedure per i richiedenti asilo, abbiamo chiesto e ottenuto dalla Commissione europea più fondi anche per i rimpatri. Questo è il modo, e stiamo lavorando ovviamente soprattutto in Mediterraneo e in Libia, perché se si vuole risolvere il problema non si risolve mettendo il muro a sette bagni. Il problema si risolve lavorando e portando l'Unione Europea a lavorare sulla questione libica e sull'Africa. Chiaro. Però questo richiede senso di responsabilità da parte di tutti. Non mi sembra che la sindaca di Roma ne abbia fatto prova oggi con le sue dichiarazioni. Ecco, invece, onorevole Bonafede, non so cosa c'entri la sindaca di Roma con l'azione internazionale del scolare, con concetti separati. La sindaca parla a nome della città. No, no. È chiaro che ci vuole un'accoglienza diffusa sui dati che ha citato, su quello che sta ottenendo dall'Unione Europea e sottolineando
sotto gli occhi di tutti che la questione dell'immigrazione è fuori controllo del governo ma anche dell'Unione Europea. Abbiamo tra l'altro votato delle mozioni proposte dal Movimento 5 Stelle insieme, solo che poi vanno in Europa e non le applicano. Comunque andiamo avanti, semplicemente per dare un dato di verità. Ma lei pensa che tutti debbano partecipare alla redistribuzione? Certo, dei richiedenti asilo, dei migranti che arrivano sul nostro territorio. A differenza della logica dei CARA, che diventavano dei veri e propri lager su cui tra l'altro la mafia guadagnava, perché ricordiamoci le intercettazioni di Mafia Capitale che si diceva che gli immigrati rendevano più della droga, noi abbiamo sempre proposto, che poi adesso viene considerata come la nuova logica, quella dell'accoglienza diffusa, cioè avere la possibilità di distribuire ma allora il peso dell'immigrazione. Ma Roma principio? Non si sta sottraendo. La sindaca Virginia Raggi sta dicendo una cosa molto semplice, cioè attualmente noi rispetto agli altri siamo sotto una pressione maggiore e quindi chiedo che la pressione venga diminuita proprio all'interno di quella logica che diceva anche Gozzi, cioè di una distribuzione equa. Poi il prefetto risponderà sì o no, o non lo so, darà il suo contributo in qualche modo. Senta, onorevole Bonafede, le volevo chiedere, per parlare di tutt'altra questione, se siete pronti a tornare a discutere di una nuova legge elettorale o è un capitolo chiuso? Vede, noi abbiamo per responsabilità istituzionale iniziato a lavorare sulla legge elettorale, ce l'aveva chiesto il presidente Mattarella, lo abbiamo fatto insieme alle altre forze politiche. Ci siamo trovati però di fronte un interlocutore totalmente inaffidabile. Oggi si parla del Partito Democratico. Il Partito Democratico, do una notizia ai cittadini che tra l'altro loro già sanno, ormai non esiste più. Cioè quando Renzi si siede a un tavolo e parla, parla a nome suo, di Rosato e di qualche altro componente del governo, perché poi quando arrivano alla Camera, così come è accaduto nella legge elettorale, si spaccano completamente. Cioè la legge elettorale, io vorrei chiedere una cosa a Gozzi, cioè è normale che... Ora, è evidente a tutti che la legge elettorale, l'emendamento sul Trentino Alto Adige è stato approvato grazie ai franchi tiratori del Partito Democratico, che hanno tradito il partito, 60 franchi tiratori più 30 assenti, questo voglio sperare che Gozzi non lo negherà, ma soprattutto anche se fosse stata un'approvazione che non gli tornava bene. Cioè, ma stiamo scherzando a dire che la legge elettorale è affondata perché è passata una proposta che diceva di estendere al Trentino Alto Adige la nuova legge che valeva per tutta l'Italia? Allora, cioè, è stato semplicemente questo. Loro per questo hanno fatto saltare il tavolo sulla legge elettorale. Allora, un attimo però non mi ha risposto alla domanda. Tornerete a discutere per una nuova legge elettorale o no? Non si può tornare a discutere perché quindi manca l'interlocutore. No. Ok. Onorevole Gozzi, allora siete voi che avete fatto saltare la legge elettorale e in effetti una cinquantina di franchi tiratori c'erano anche all'interno del Partito Democratico. Ma mi date obiettivamente e veramente mi date una notizia, perché io sapevo che alla luce di quello che è successo, del voto palese e poi voto segreto, saranno stati 6 o 7 franchi tiratori, ma il punto non è questo. Il punto non è questo. Il punto è che quando si fa un accordo in commissione con forze politiche che rappresentano l'80% del Parlamento, quell'accordo si rispetta quando si va in aula. Perché è il minimo di rispetto tra le forze politiche. Il Movimento 5 Stelle, l'unica cosa che hanno appreso in questi anni in Parlamento è fare i giochetti della Prima Repubblica e fare i voltafaccia. Ma di cosa sta parlando? Ma lei, sulla legge elettorale, perché è stato un voltafaccia palese. Tra l'altro, se non fosse stato per l'er... Sì, perché in commissione avevate detto che avreste votato contro quell'emendamento e in aula avete votato a favore quell'emendamento. Cioè, non avete tenuto la vostra parola. La vostra parola, come vi ricordato il Presidente Rosato, non vale nulla ed è impossibile un percorso così complesso e così importante di legge elettorale con gente inaffidabile come voi, che in commissione e prima del voto dice una cosa e poi, contando sul voto segreto, che per errore della Camera si è rivelato palese,
fa il contrario di quello che dice, dimostra la vostra inaffidabilità. Allora, no, le abbiamo, no, no. Le abbiamo provate tutte. Questo, le abbiamo provate tutte. Abbiamo proposto di introdurre la legge Mattarella. Abbiamo proposto di introdurre la legge Rosato. Gozzi, mi sembra che quello che è successo è davanti a tutti. Adesso, Gozzi, aspetti che... Replica rapidissima di Gozzi, forse è collegato da Marte, perché in Italia le do una notizia, Gozzi, lo sanno tutti che ci sono stati 60 franchi tiratori, cioè viene considerato un dato oggettivo, non lo sa soltanto lei. Primo. Secondo, lei ha detto una falsità, e cioè che noi avevamo detto qualcosa in commissione e poi ne abbiamo fatto un'altra. Quell'emendamento lo abbiamo portato noi, ma lei immagina che noi presentiamo un emendamento in aula e poi non lo votiamo? Quindi, cioè questo è allora, a me non mi stupisce che dicono menzogne, niente commenti perché sono niente commenti, non si può Gozzi, mentire col sorriso in questo modo. Bonafede, dice Bonafede che l'emendamento l'hanno portato loro. È chiaro, è l'emendamento Fraccaro. L'emendamento c'era un emendamento dell'onorevole Biancofiore di Forza Italia e un emendamento di un membro del gruppo 5 Stelle. Fraccaro. Ma questo non vuol dire assolutamente nulla, perché la vostra linea del gruppo era quella di non modificare quel punto. Quindi voi semplicemente volevate fare i furbetti. Purtroppo per voi e bene per la trasparenza di fronte agli italiani c'è stato un errore nella votazione, tutti hanno visto che avevate detto no e poi avete votato sì. E questa è Vorrei farvi vedere Bonafede, le tolgo l'audio. Lei accetta quello che le dico io, certo. Perché vorrei dare. Onorevole Bonafede, su questo siete d'accordo che bisogna avvicinare il mondo della scuola e il mondo del lavoro, che c'è troppa poca connessione? Così come dobbiamo dire che la riforma sulla buona scuola ha completamente massacrato la scuola. Noi abbiamo docenti ottimi, abbiamo famiglie che tengono molto all'istruzione dei loro figli. La verità è che il primo problema da affrontare, che loro non hanno affrontato, era migliorare le strutture e le attrezzature per la scuola. Noi nel nostro piccolo, a Benevento, con gli stipendi dei nostri consiglieri regionali che rinunciano, hanno donato dei laboratori a una scuola di Benevento che era stata travolta dall'alluvione nel 2015. Però si deve intervenire sulle vere strutture, non c'è stata nessuna stabilizzazione, gli insegnanti in alcune parti d'Italia sono stati trasformati in deportati che andavano da nord a sud e da sud a nord. Posso dire soltanto una cosa? Davvero una preghiera, in queste ore si vota alla Camera il decreto sulla riforma penale, che è un decreto che salva i corrotti di questo paese. Io spero che potrà fare una puntata onorevole Bonafede, grazie onorevole Gozzi, grazie spettatori.